C'era il sole e qualche nuvola, oggi come 73 anni fa, a Portella della Ginestra, nel comune di Piana degli Albanesi, vicino a Palermo. Una colonna di fiori e poche persone con le mascherine, dove gli anni scorsi c'era una folla a ricordare l'eccidio del 1° maggio del 1947, quando la banda criminale di Salvatore Giuliano sparò raffiche di mitra sulla folla e subito morirono 11 persone. Tre i giorni successivi manifestavano contro il latifondo, la povertà e la fame. Tre dei morti erano bambini, la più piccola di 8 anni. Serafino Petta c'era e ricorda. Ai primi spari pensavamo all'inaugurazione della festa, poi comincia il fuggi-fuggi, pensate, qui era un manto di gente. I luoghi del 1° maggio, le piazze delle città e dei paesi di tutta Italia e del mondo. Manifestazioni e concerti hanno rinnovato di anno in anno la festa dei lavoratori, arricchendola di suoni e colori. Poi gite fuori porta per vivere, nel giorno dei lavoratori, un vero senso di comunità. In tutta